Colonna Tortile, ma è un albero di Natale, me lo raccontate il vostro progetto? Allora, la Colonna Tortile è nata da un semplice sopralluogo che siamo venuti a fare qua a Siracusa e ci ha colpito. E cercavamo di integrare la colonna all'interno dell'albero come un simbolo di Siracusa. Quindi da lì abbiamo integrato il legno con una semplice rotazione dei singoli elementi e in modo da avvicinarci a quell'idea di albero. E quindi penso che ci siamo riusciti abbastanza bene nell'intento. Il legno grezzo, quindi lasciato naturale, proprio perché il tema fondamentale era la sostenibilità del materiale, e quindi abbiamo voluto scegliere proprio il legno come materiale sostenibile e innocuo all'ambiente in fase di dismissione. Quanto sarà alto? Che caratteristiche presenterà? Avrà un diametro, alla base il quadrato parte da 4 metri per lato e ruotando arriverà in punta a un'altezza di 8 metri circa. È un po' anche il modo per richiamare magari forme del Duomo? Anche, diciamo che ci ha ispirato un po' tutto di Siracusa, dopo il sopralluogo abbiamo preso spunto da tutto, dalle colonne anche dalla chiesa Santa Lucia.